Giuseppe Pontigia, scrittore tra i più singolari della nuova narrativa italiana. Come si può aiutare un bambino che deve compensare certe deficienze? Ecco, uno degli errori che si commettono più frequentemente è quello di proiettare sul bambino le angosce che prova il genitore. Se ci si mette nella mente del bambino, si scopre che molti dei problemi che si fanno i genitori e gli adulti, il bambino in realtà non li vive. Tant'è vero che in un ambiente come può essere la scuola, dove ci sia una maestra elementare che sia intelligente, comprensiva e orienti gli alunni ad accettare queste minorazioni, queste difficoltà, il problema non si presenta affatto in termini drammatici. Quindi è un problema più che altro di distanza giusta, di rapporto giusto. Il bambino non ha spesse volte dei problemi superiori ad altri bambini, diciamo, normali, anzi spesse volte accetta la vita con maggiore serenità. Se lo si accetta con simpatia, se si cerca naturalmente di avviarlo verso la normalità, senza farne però un traguardo maniacale, ecco, se si accetta la sua diversità, e allora lo si può molto aiutare, cioè gli si dà molta serenità. Questo è un problema comunque che riguarda, come diceva giustamente Bertoli, non solamente i genitori, non solamente gli educatori, ma in generale la società. Ecco, il problema centrale è quello di accettare la diversità. È un problema farle accettare il bambino dagli altri bambini? Non è un grosso problema. Io ho constatato personalmente, ed è un'esperienza comune dei genitori, che laddove c'è un insegnante, ad esempio, che non drammatizza il caso e lo presenta nei suoi aspetti oggettivi, il bambino si integra addirittura meglio che molti altri bambini. Ha dei rapporti splendidi con i compagni. Io credo che la famiglia giochi un ruolo determinante. Ho visto nell'esperienza di miei amici il vero miracolo dell'amore, cioè cosa due genitori possono fare di splendido per un bambino. Non è così? Sì, penso che questo sia un aspetto essenziale del problema. Naturalmente questo richiede da parte dei genitori una sorta di rieducazione personale e anche nei confronti del bambino una sorta di seconda nascita, ecco. Cioè bisogna aiutarlo di nuovo a nascere. E come si può aiutarlo a costruire il suo futuro, a trovare una strada che gli dia una sua autonomia nella vita? Ma ponendo appunto il problema in termini oggettivi, seri, non falsificandolo, non aggravandolo, ma neanche minimizzandolo, cioè facendolo partecipe grado per grado delle difficoltà che deve affrontare, parlandogliene in termini espliciti: tu hai questi problemi, devi fare queste cose, ti trovi in difficoltà per questo. Si ottiene il duplice risultato che da un lato il bambino si fida dei genitori, spesse volte i genitori recitano delle litanie di luoghi comuni in cui sono i primi a non credere, figuriamoci se i bambini ci credono. Se invece gli si avvicina con serietà e oggettività, il bambino risponde sul piano affettivo e sul piano poi dei rapporti con gli altri rafforza le sue difese. Ecco, più che diminuire le difficoltà oggettive, certo questo è lo sforzo cui deve tendere la società, ma bisogna soprattutto rafforzare le difese psicologiche e emotive del bambino. Io, la mia è soltanto una impressione perché non ho nessuna preparazione specifica sull'argomento, ma ho l'impressione che in questi bambini ci sia una carica affettiva maggiore in genere di quella che c'è negli altri, cioè una capacità di partecipare, di darsi agli altri molto più viva, o sbaglio? Ma questo è un fatto che si verifica spesse volte perché effettivamente il bambino sviluppa in un certo senso in misura maggiore la propria interiorità affettiva, ha un rapporto più intenso, ecco, con gli altri. Quello che non si disperde nel dinamismo dei movimenti si manifesta in questa ricchezza affettiva. Bisogna inventare dei giochi per questi bambini? Mi ricordo che una volta
a uno scrittore che teneva la rubrica su un giornale, un lettore scrisse: che cosa devo regalare a un bambino cieco? E questi gli rispose: gli regali una palla. È una cosa che lui, toccandola, la sente, la può manovrare, ci può fare certe cose. Esiste questo problema? Sì, esiste questo problema. Dico, senso... lei che è uno scrittore proprio, perché può rendere molto meglio queste cose. Esiste? Esiste questo problema perché il bambino ha alcune limitazioni nell'appropriazione degli oggetti, nella loro maneggevolezza, eccetera. Però direi neanche che vada enfatizzato, il problema va visto sempre in generale, quello che vale per il bambino con handicap vale molte volte per il bambino normale, le difficoltà di integrazione, di adattamento a scuola, le affronta il bambino con handicap ma anche il bambino normale, e anche nei giochi l'inventività dei genitori o la solidarietà dei genitori comporta dei problemi che si manifestano anche nel campo dei bambini normali, ecco, quindi... Certamente bisogna, perlomeno questo è la linea da seguire, poi abbiamo tutti i nostri limiti, ma la linea da seguire è quella di soprattutto capire le loro esigenze prima che le nostre. E allora inventare dei giochi in cui loro si divertono e anche l'apprendimento renderlo stimolante. Se ci sono due fratellini, uno con degli inconvenienti, dei limiti e l'altro no, qual è il rapporto che si crea fra di loro? Generalmente di grande solidarietà da parte del fratello che non ha problemi. Mm. Questo avviene anche a scuola, cioè il ragazzo con handicap suscita, diciamo, gli impulsi più positivi negli altri. Ecco, i casi solamente in bambini che abbiano... Che siano apparentemente normali, ma che abbiano delle difficoltà psicologiche, alcune volte si generano invece impulsi aggressivi nei confronti di chi ha delle debolezze, ma questo perché una debolezza in un certo senso suscita l'altra debolezza, ma quando non ci sono questi problemi la risposta è sempre molto positiva. La scuola che cosa dovrebbe fare? Che già non faccia? La scuola si trova in un momento di particolare difficoltà perché dopo un periodo di grande slancio pedagogico in cui il problema è stato affrontato anzi con più entusiasmo e con più solidarietà sociale che in altri paesi, adesso siamo in un periodo di stanchezza e di profonda diffidenza. Eccetera. E si rischia di perdere un patrimonio di esperienze importantissime che sono legate all'integrazione. La scuola, secondo me, dovrebbe raggiungere un compromesso tra gli obiettivi che si deve proporre un'educazione, ossia obiettivi di competenza, di acquisizione di informazione, eccetera, ma anche obiettivi di integrazione, e bisognerebbe tenere una linea di mezzo, diciamo, un compromesso tra questi obiettivi di acquisizione di nozioni e anche il grado ottimale a cui può arrivare un ragazzo con handicap, cioè bisognerebbe proporsi che un ragazzo che ha delle difficoltà riesca a ottenere il meglio di sé, riesca a dare il meglio di sé e non commisurarlo a un livello standard di apprendimento che tra l'altro comporta sempre dei problemi anche per bambini che non hanno handicap, cioè una sorta di compromesso tra gli obiettivi generali standardizzati e le possibilità di ciascun ragazzo.